Ben ritrovati, amici tifosi biancoscudati. Ben ritrovati, ragazzi. Prima cosa, la più importante. Com'è possibile che nel 2023 non è possibile guardare, ammirare il primo turno di Coppa Italia di Serie C, quest'oggi nel campo? Da pochi minuti terminata la sfida valevole per il primo turno di Coppa Italia di Serie C tra il Legnago di Massimo Donati e appunto il Padova di Vincenzo Torrente. Come cazzo è possibile che nel 2023 non è possibile guardare la partita? Io letteralmente, non solo io, anche i miei due colleghi, ma anche tutti gli altri tifosi biancoscudati, davvero senza parole per la non visione, la non diretta di questa uscita quest'oggi al Mario Sandrini. Seconda cosa, e anch'essa molto importante. Ragazzi, i tuoi colori sventolo, i brividi mi vengono, non mi stanco mai di te, forza bianco scudo Ale! I tuoi colori sventolo, i brividi mi vengono, non mi stanco mai di te, forza bianco scudo Ale! Allora, e per concludere, la terza, ragazzi, è anch'essa molto importante. E andiamo, ragazzi! E andiamo, ragazzi! E andiamo! Quest'oggi un po' più pacato, aspettando sabato pomeriggio la settima giornata del girone A di Serie C contro la Pro Patria di Riccardo Colombo, che quest'oggi intanto espugna in questo primo turno della Coppa Italia di Serie C, niente di meno che il campo della Mantova di Davide Posanzini espugna la Martelli 1-0, cogliendo il terzo successo esterno in questa prima parte di stagione. Quindi attenzione alla formazione lombarda, ai Tigrotti, alla Pro Patria di Riccardo Colombo, che dopo aver espugnato i campi di Novara e Pergolettese, espugna anche il campo della Mantova di Davide Posanzini. Ma parliamo finalmente della formazione biancoscudata, un successo meritato, un grande primo tempo per la formazione di Vincenzo Torrente, che vince 4-2 in trasferta in quel del Mario Sandrini. Biancoscudati che tornavano al Mario Sandrini 2 anni dopo il successo 4-0 con il poker per l'allora Padova guidato da Massimo Pavanel con i gol in ordine di Nico Kirwan, Simone della Latta e la doppietta di Francesco Nicastro. Il secondo successo stagionale contro la formazione bianco-azzurra, contro la formazione veronese di Massimo Donati dopo il 2-0 colto allo stadio Euganeo per la seconda uscita stagionale, per la seconda giornata, grazie ai gol, ai sigilli di Michael Liguori e Simone Palombi. Parliamo proprio dell'ex attaccante di Pordenone e Alessandria. Numeri alla mano, ragazzi, Simone Palombi sta vivendo un'incredibile stagione, la stagione del riscatto personale per l'attaccante Scuola Lazio, perché se nel 2016-2017 30 presenze e 9 gol con la maglia della Ternana, nella stagione 2018-2019 30 presenze e 9 gol con la casacca salentina del Lecce, nella stagione seguente con la maglia e biancorossa della Cremonese, 36 presenze, 8 gol, sempre in Serie B. E poi arriviamo alla stagione 2020-2021, 35 presenze, 5 gol con la maglia del Pisa.
E arriviamo finalmente poi alle 7 presenze, 5 gol in questo inizio di stagione con la maglia bianco-scudata, perché quest'oggi Mario Sandrini è stato, in poche parole, il Simone Pallon Bichot, tripletta nel corso del primo tempo. Il primo gol è arrivato addirittura al secondo minuto sul corner battuto da Favale, sponda di granata e colpo di testa vincente a battere Tosi, appunto, di Simone Palombi. Padova che raddoppia al 21esimo grazie al passaggio filtrante sempre dell'ex difensore di Taranto e Gelbisson, arrivato nella parte conclusiva della sessione estiva del calciomercato. Antonio Granata, passaggio filtrante per Michael Liguori, il nostro numero 9, che in diagonale batte nuovamente Tosi per il gol del raddoppio bianco scudato. Il 3-0 invece arriverà al minuto numero 34 con un contropiede magistrale di Favale, che serve all'interno dell'area piccola un cioccolatino da scartare per Simone Palombi, ed è ancora di testa l'ex attaccante di Pordenone e Alessandria, che arrivava esattamente da 5 gol nelle ultime 2 stagioni. Ne ha già messi a segno 5 in queste prime battute iniziali in sette gare con la maglia del biancoscudo. 4-0 invece che arriva al minuto numero 44 con un disimpegno errato della difesa veronese e un contropiede a tu per tu con Tosi, ancora per Simone Palombi. Un primo tempo perfetto, una ripresa invece che ha lasciato un po' a desiderare, con una Padova che ha controllato il vantaggio accumulato nel corso del primo tempo dei primi 45 minuti. Invece la formazione di Massimo Donati ha cercato in tutti i modi di poter riaprire la gara. Un straordinario Zanellati nel corso del primo tempo, grazie ai due interventi, il primo su Tabué al 32esimo e poi sulla punizione calciata dal croato Buric, che si rifarà invece nella seconda parte del match, prima al 62esimo sull'assist di Sfernignieri, che riesce comunque a servire a centro area l'attaccante croato ex Novara, appunto lo scorso anno in forza al club piemontese, ritornato quest'anno grazie anche al ritorno tra i professionisti del club veronese. Nicola Buric batte Zanellati per il gol del 4-1 al minuto numero 62, quando si era superata da poco più l'ora di gioco. E ancora Buric al 75esimo, questa volta da calcio piazzato, a metterla all'angolino, a battere nuovamente Zanellati. Zanellati che poi risponderà presente nella finale dagli sviluppi di un corner conquistato grazie a una conclusione di Van Ransbeek, il colpo di testa di Noce a Zanellati battuto, grande intervento dell'ex estremo difensore della Gianerminio, che salva i biancoscudati da un finale che sarebbe stato davvero molto complicato, con un Legnago che avrebbe cercato in tutti i modi di poter agguantare il 4-4. Prossimo turno il Padova, nel secondo turno affronterà la vincente tra Prosesto e Gianerminio, ma la cosa più importante è preparare nei migliori dei modi il match sabato allo Stadio Garnier contro la Pro Patria di Riccardo Colombo, che, come detto, lo ricordiamo, ha espugnato pochi minuti fa il campo della Mantova di Davide Posanzini, ha espugnato il Martelli dopo i successi esterni e ottenuti rispettivamente contro Novara e Pergolettese. Continua il momento magico, continua un momento davvero indimenticabile per il Padova di Vincenzo Torrente, che conquista la sesta vittoria consecutiva tra campionato e, appunto, questo impegno di coppa. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!